Ragazzi, seconda giornata qui a Romix, oggi giornata di intervista ai cosplayer. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi mi vedete in queste condizioni così, vestito così strano, perché ragazzi, come ho detto, siamo al Romix, seconda giornata. Oggi farò qualche intervista ai cosplayer, a chiedergli cose un po' strane, un po' particolari. E mi raccomando, ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutto il coso per fare sempre. Dai, che mi vado a rompere le palle ai primi cosplayer. Ragazzi, qua c'è sta il sole che ci sta accecando, non ci sta a vedere niente, però io vedo sti due cosplayer che sono fantastici, posso dirlo, siete meravigliosi. Spiegatemi che io e gli altri siamo ignoranti, che personaggi siete, non so se si vede perché siamo accecati dal sole. Ci vedo anche io, infatti. Ecco, chi si è personaggio il tuo? Allora, il mio è Pantalone di Genshin Impact. Pantalone? I nomi delle maschere della commedia dell'arte. Ecco, mo stava di già sentito sto nome, Pantalone di Genshin Impact. Sì. Tu invece sei? Io invece sono Xielian di Heaven Official Blessing. Ah, non di Genshin Impact. No di Genshin. Ancora resistono, raga. Pensavo che si erano estinti i cosplayer di Genshin Impact. Invece, ecco un'altra di Genshin Impact. No, con Kestar Rail. Vabbè, se siamo capiti, raga. Senti, perché avete scelto questi personaggi? Comunque Kafka è uno dei personaggi che mi affascina di più a livello di lore, a livello di gameplay. Cioè, giochi il tuo personaggio? In realtà ancora la sto buildando. Ah, ecco, vedi, la devi shoppare ancora. No, l'ho pullata. L'hai già pullata. La devo proprio buildare, raga, io non ne capisco. Tu invece, col tuo personaggio, che ce fai? Io sono un banchiere. Quindi mi piace tutta quanta la storia. Un banchiere approfittatore, psicopatico. Ci piace in stile italiano, diciamo. Stile italiano. Beh, bello. Tu invece? Io invece sono un... Ruba il posto a Jasmine. Vieni qua che non te se vede la lingua. Oh, dove è il posto a Jasmine invece? Senti, raga, ditemi l'ultima cosa: se il vostro personaggio avesse Instagram, cosa pubblicherebbe su questi social? Il tuo personaggio, se ha Instagram, che fa? Che ci pubblica? Probabilmente contenuto promozionale per il suo OnlyFans. Bravo, ci piace. Tu invece che pubblichi? L'analisi di mercato, palese. Giusto. E alcune votazioni così, votate. Tu invece cosa pubblichi? Roba di letteratura, piante, natura. Ah, pensavo i piedi da mostrare ad Alati. Qua invece ci sta, tu sei il becchino. No, ragazzi, Lucifer, sono il diavolo. Lui è il diavolo. Invece sta tipa con i capelli rossi, chi sei tu? Chi sei? Vieni qua. Vieni, non ti vergognare. Non ti vergogni, è qua, vieni. Oh, tu sei Kirishima e Lucifer. E tu invece è l'uomo. Chi sei? L'uomo violino. Non riesce a parlare. Senti, perché hai scelto sto personaggio? Ma perché ho visto la serie, mi è piaciuta. Ho la passione per questo tipo di serie dell'occulto, quindi. Tu invece perché hai scelto sto personaggio? Perché mi è sempre piaciuto e mi è piaciuta la sua storia. Ti piace la sua storia. Invece a te perché? Così non te si vede in faccia, sei troppo brutto e si è messo la maschera. Mezz'occhio. Sei un cesso a pedali. Ma esatto. Non è vero, Porello. Porello, cucciolo. Senti, cucciolini, senti. Non si danno le botte in testa. Non si danno le botte in testa. Vieni qua che non te si vede nell'inquadratura. Senti, se il tuo personaggio avesse Instagram, che cosa pubblicherebbe? Non lo so, sincero. Foto di chi? Di Rin. Invece il tuo personaggio, se avesse Instagram, che cosa pubblica? Sicuramente sì, cose illegali, cose porno e ci piace, eccetera. Ragazzi, seguite il suo profilo. Tu invece il tuo personaggio cosa pubblicherebbe? Cose inerenti alla palestra. Alla palestra? Alla palestra. Alla palestra, perché fai palestra? Sì. Fa vedere muscolo. Fallo vedere. Ancora non c'è. Ragazzi, qua invece io vedo
sto tipo con la volpe ed è lui. Io sono ignorante, credo sia di Genshin Impact, non lo so. È di Genshin Impact. Ding ding ding. Ho vinto la mia ignoranza, ogni tanto si fa da parte. Però non è una volpe, è un cane. Non è una, vabbè, sono pure, non so manco gli animali. Va bene, perché hai scelto questo personaggio? Perché è il mio personaggio preferito. Ci giochi? No, una volta sì. Giocavi prima Genshin Impact? Diciamo che ci gioco poco ultimamente. Ci giochi poco. Hai mai vinto con questo personaggio? Sì. Se no non lo usavi come cosplay. Senti, se il tuo personaggio avesse Instagram, immagina il tuo personaggio con Instagram, sì, con un social network, che ci pubblica? Cosa pubblica? Probabilmente poco, dato che un generale non dovrebbe postare roba, immagino. Quindi, roba di guerra, quelle poche poste sarebbero roba di guerra più o meno, secondo te? Ma secondo me quelle poche cose sarebbero foto magari di posti carini dove che va a visitare, che va a conquistare, che va, ci piace ragazzi, ci piace. Ma queste armi le hai fatte tu? Le hai comprate dal cinese? Da dove le hai prese? No, sono da AliExpress, che salva sempre la vita. AliExpress ci salva la vita. Ragazzi, voi scrivete nei commenti se da dove comprate sempre. Io punto sempre su AliExpress. Voi invece, raga? Parapam pam parapam pam parapam pam parapam parapam pam parapam pam parapam pam parapam parapam pam parapam pam parapam parapam pam pam parapam pam pam pam. Eccomi qua, ragazzi, sempre io. Eccolo, sempre io. Un'entrata esagerata. Però quest'anno vi porto una novità, ragazzi. Quest'anno, se mi posso permettere di inoltrare la... Qua facciamo le marchette. Posso entrare? Momento pubblicità. Spoiler, pubblicità. Momento pubblicità. E qua uscirà qua in alto pubblicità dal Capitan Jack Sparrow. Facciamo lo spazio per la scritta. Ok. Io vi voglio portare un piccolo spoiler. Che è questo qui, il Llama Land 2024. Nella Llama Family, Llama Land 2024 Llama Family, verrà Rossa Caputo il 15 giugno ad Ananni. Mi troverete me come direttore artistico, troverete altri cosplayer altrettanto bravi e quindi dovete solo venire, ragazzi. Altro che Amadeus, altro che Amadeus! Altro che Amadeus, gli altri spoiler, ragazzi, sulla Llama... Llama cosplay, pagina Instagram, altri spoiler qua. Te lo avvicino Llama bene. Llama cosplay, altri spoiler, ragazzi, stiamo creando le cose da paura. E non è Scream, non è Scream. Allora, perché hai scelto questo personaggio? La stessa domanda me l'ha posta, ragazzi, ve lo dico, nel 2015, quando è venuto al Comic Con. Perché ho scelto questo personaggio? Per ubriacarmi gratis, perché la gente mi offre il room, dice: fai una foto col room? Sì, me la faccio, offritemi il room, che io mi faccio offrite il room a Jack Sparrow, che non dice mai di no. Il tuo, quindi io lo dico così per dire, ma secondo te, se Jack Sparrow Instagram, cosa pubblicherebbe su Instagram? Allora, sicuramente foto di donnine allegre e di room tutto il giorno, molto room e donnine, farebbe da sponsor al room e allo e poi come hashtag avrebbe scritto comprendi. E lui viene direttamente da dove vi... Non mostrare l'episodio che l'ultima volta YouTube ma rotte le palle. È vero? Sì, quindi non mostrare nemmeno, non mandare le armi, che YouTube è deficiente. Senti, quel personaggio è tuo? Dante Alighieri, l'attico sempre sta battuta. Il problema è che io non sono italiano e forse Dante Alighieri sì. Vabbè, non fa l'importante. Perché hai scelto questo personaggio? Beh, è bello gagliardo. Poi i capelli bianchi sono fighi, capito? Dai. Giusto. Quindi quando diventerò vecchio mi piacerà, perché sei già, sei già avanti. Se il tuo personaggio Dante, secondo te, se avesse Instagram, cosa pubblicherebbe? Consigli su Brawl Stars. Che sarebbe? È un giochetto sul telefono, da tipo consigli, no? Su come giocare meglio. Fa tipo lo sponsor a sto gioco. Bravo, tipo lo sponsor ufficiale. Ci piace, ragazzi, ci piace. Voi ragazzi, conoscete Dante, ci avete giocato. Che poi da dove viene Dante, scusa? Da Devil May Cry, ci avete mai giocato? Fatemelo sapere nei commenti, ragazzi, se no viene Dante e beve spara. No! Ragazzi, bombete! Stanno arrivando proprio da me. Ciao. Così, lui è il re, ragazzi, il sottore, e chi altro? Calmo. Chi è? Chi siete? Allora, dici un po', chi sono il numero uno. Tu sei il numero uno, come ti chiami? Io sono il numero uno. Inata Shoyo, piacere. Ok, tu sei? Io sono Kageyama. Lui si Kageyama sotto. Senti, perché hai scelto sto personaggio?
perché ha alcuni tratti che mi ci rivedo molto. E tipo quindi... le piume, spenne gli uccelli. Esattamente, spenne il volo con gli uccelli. Tu invece perché hai scelto questo personaggio? Perché sono il numero uno e perché sono un re. Sei un re, ma se il vostro personaggio avesse Instagram, cosa pubblicherebbe? Io foto delle mie partite, sicuramente. Tu foto delle tue partite intime, no? Delle sue partite. Sì. E tu perché giochi? Che gioco fai? Pallavolo, ragazzi. Tu invece che cosa pubblicherebbe? Io penso qualsiasi foto stupida. Tipo lui. Sì, tipo lui. Lui assolutamente. Esatto, ragazzi. Noi invece ci vediamo, ragazzi, al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se no viene lui e vi spenna l'uccello, diciamo. Va bene? Sciocari!